palla da giocare della Scavolini con Silvester, che ha ricevuto da Magnifico. E a uomo la Billy, D'Antoni è su Kicianovic, e questo mi sembra un po' un duello abbastanza... bello da vedersi. Sì, beh, le marcature direi che sono abbastanza scontate, le abbiamo già viste in occasione del torneo di Lega. Giannelli su Burpe, si sapeva, lo stesso Kicianovic. D'Antoni direi che è un duello molto molto bello. Ecco. La Scavolini ha sbagliato tre conclusioni di fila, poi sbaglia anche il Billy e la Scavolini può tornare in attacco con Kicianovic. Vediamo D'Antoni, poi è Zampolini che va a realizzare, ma non sappiamo se verrà convalidato questo canestro. C'è fallo al numero 12 Gallinari, è il primo fallo, mentre rimette in gioco la Scavolini con Kicianovic. Si libera Magnifico che gli ritorna il pallone. Ecco Kicianovic, blocco di Magnifico, Kicianovic può andare al tiro, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Giannelli. Palla a Mike D'Antoni, vediamo la Scavolini, ci sembra zona 2-1-2, anzi no, è uomo, mentre va a realizzare Premier. Bertini, hai visto le marcature della Scavolini? Sì, no, dicevo, era interessante questo, ma sembrava una zona perché Mike D'Antoni, cioè Silvestre, cercava di forzare il tiro, di invitare al tiro D'Antoni, gli stava addirittura a 4 metri. Forse conoscendolo bene pensa che non forzerà mai il tiro al primo movimento, invece l'ha fatto e ha segnato. Comunque adesso D'Antoni ha fatto un fallo su Kicianovic, questo sarà un duello veramente interessante perché questi sono sicuramente due grossissimi fuori classe. Ecco, dopo invece ecco, scusa, che c'è un marcamento diverso, c'è Ferracini su Bui e Giannelli invece è stato messo su Magnifico. Ecco Silvester, Bui, si gira Bui, va al tiro, sbaglia. Il Billy può tornare in attacco, è D'Antoni che porta palla in angolo, Giannelli va al tiro e realizza, molto in ritardo Bui su questa conclusione di Giannelli. La Scavolini ancora non ha realizzato, 4-0 in favore del Billy, e Zampolini marcato da Gallinari, poi Kicianovic affrontato sempre da D'Antoni. Kicianovic cerca la penetrazione a fondo campo, poi perde palla, la recupera Premier, palla a D'Antoni, qualche difficoltà per la Scavolini nell'andare a canestro. C'è un fallo fischiato a Kicianovic, è il suo primo fallo. Ecco, D'Antoni stava per avere una reazione un po' nervosa, è stato richiamato subito all'ordine da Peterson. Abbiamo il vantaggio di avere Peterson sotto mano e quindi vediamo esattamente come dirige la partita dalla panchina. Bene, nel frattempo Giannelli è andato a realizzare ingancio, Billy 6, Scavolini 0, sono trascorsi 2 minuti e mezzo. Ecco Kicianovic, servito Zampolini, cerca la penetrazione Zampolini e realizza. Primo canestro della Scavolini, porta la firma di Zampolini. Scavolini 2, Billy 6. Ecco l'attacco della Billy, Ferracini molto fuori. Ecco D'Antoni che va al tiro, sbaglia, il rimbalzo è di Magnifico per Kicianovic, cerca di liberarsi Silvestre sul lato opposto del campo, poi Kicianovic va in entrata, c'è fallo a D'Antoni, si lamenta D'Antoni per questo fallo. Ma io direi che in questa occasione se fallo c'era erano anche i tiri, perché Kicianovic era già praticamente in elevazione. Comunque invece l'arbitro opta per una rimessa laterale. Ecco l'anticipo di Premier, la Billy può andare in contropiede con D'Antoni che non riesce a recuperare. La palla va direttamente fuori, è già stata effettuata la rimessa, Kicianovic cerca l'entrata, realizza e c'è fallo di Ferracini. Ferracini è al suo primo fallo, 4 falli di squadra per il Billy e 1 per la Scavolini. Kicianovic, vi ricordo, ha una sequenza aperta nei tiri liberi di 26 su 26. Vediamolo nel tiro supplementare. Lo realizza e si porta 27 su 27 da
questa posizione ha oltre l'86% nei tiri liberi Kičanović. Scavolini 5, Billy 6, cerca l'anticipo Sylvester, ma c'è fallo. Sylvester è al suo primo fallo. Ecco la rimessa in gioco da parte di Gallinari per D'Antoni. Premier, autore di una stupenda partita domenica scorsa a Milano contro il Latte Sole, autore di 33 punti. Poi c'è in questa azione Gianelli che va a bersaglio. 6 punti per Giannelli, Billy 8, Scavolini 5. Sylvester si incarica di riportare in avanti i suoi. Ecco che va il tiro e realizza. Primi 2 punti per Mike Sylvester. Naturalmente, come era prevedibile, si vede benissimo che il Billy affronta la partita a un ritmo blandissimo, cioè arriva in attacco giocando, cioè camminando assolutamente, e quindi non forzerà mai sicuramente il ritmo, sa benissimo che camminando è la sua forza in questa partita. Ecco, Bertini è un po' la prerogativa di tutte le squadre che affrontano la Scavolini. Sì, ma cioè, voglio dire, sarebbe troppo facile se per mettere in crisi la Scavolini bastasse camminare. Bisogna camminare e poi costruire la pallacanestro con ordine, perché è chiaro che se vuoi camminare devi poi saper costruire il gioco d'attacco, e questo il Billy lo sa fare, altri probabilmente no. Dopo l'errore delle Billy è la Scavolini che attacca. Kičanović in possesso di palla per Sylvester. Si libera Zampolini sotto canestro, ma Sylvester mantiene costantemente il pallone, serve fuori magnifico. Ecco Zampolini per Gallinari, marcato da Gallinari. Zampolini va al tiro dall'angolo, lo sbaglia e la palla è conquistata da D'Antoni. 7 Scavolini, 8 Billy. Premier in sospensione, sbaglia, rimbalzo di Kičanović. Kičanović ancora in palleggio, cerca il blocco di Bui, poi entra da fondo campo e realizza un favoloso canestro. Rimane a terra Premier, eccolo, vedete inquadrato, ma si rialza. La Scavolini è in vantaggio per la prima volta in questo incontro dopo 5 minuti di gioco. Scavolini 9, Billy Milano 8. Tenta nuovamente il Billy l'attacco con D'Antoni e Ferracini, marcato da Magnifico. Ecco Premier in angolo per D'Antoni che va al tiro, lo sbaglia, ma c'è poi un tap-in di Giannelli, è il migliore realizzatore fino a questo momento, autore di 8 punti, mentre contro il Latte Sole domenica era sembrato piuttosto in ombra. Cerca l'anticipo Gallinari su Zampolini, palla Sylvester in taglio, va al tiro Sylvester, sbaglia, c'è una correzione a canestro, tap-in di Bui, primi 2 punti per lui. Scavolini 11, Billy 10. 6 minuti di gioco trascorsi. Ecco Premier con il numero 10, vediamo poi Gallinari che ha davanti a sé Zampolini. Ecco Giannelli affrontato da Bui, in angolo per Premier, va al tiro e Premier realizza. 4 punti per lui. Billy nuovamente avanti di un punto, 12-11. Sylvester fuori per Kičanović. Ancora Kičanović, servito magnifico, magnifico, realizza, fallo di sfondamento. Ha giocato benissimo questa palla Kičanović. Quando Giannelli è uscito per aiutare D'Antoni su di lui, ha subito servito magnifico, si è visto benissimo, un bellissimo passaggio smarcante, magnifico ha segnato, però ha commesso fallo di sfondamento. Comunque resta il bellissimo passaggio di Kičanović. E la Scavolini è nuovamente in testa, 13-12, mentre attacca il Billy. Gallinari, D'Antoni, ecco D'Antoni. D'Antoni in entrata, poi serve Giannelli che va al tiro, sbaglia. Lotta durissima sotto il tabellone della Scavolini per accaparrarsi questo rimbalzo. Poi c'è stata una deviazione di un giocatore della Scavolini, la palla viene rimessa in gioco da Gallinari. Ecco Premier. Gancio di Giannelli, sbagliato, rimbalzo di Magnifico. Palla Kičanović.
per Sylvester in angolo, Sylvester fuori per Bui, c'è un fallo di Premier su Bui, la Billy è a quota 5 falli di squadra contro 3 della Scavolini, 2 su 3 ordina Bianchi per Bui. Realizza il primo, Scavolini 14, Billy 12, e ancora Bersaglio, voi 4 punti per lui, 2 su 2 nei liberi, 15 a 12 in favore della formazione di casa. Chiamano famoso pugno, questa è un'azione classica del Billy. Ecco Gallinari fuori ancora per D'Antoni, Kicianovic corre a chiudere D'Antoni, poi è Ferracini che prova il tiro da fuori, è sfortunato, gira la palla sul ferro, il rimbalzo di Zampolini per Sylvester, cerca l'anticipo Premier, poi è servito in semigancio, Magnifico realizza, 4 punti per Magnifico, Scavolini 17, Billy Milano 12. E il massimo vantaggio della Scavolini Pesaro. Trascorsi 7 minuti e mezzo di gioco, mentre la rimessa da fondo campo è stata effettuata da Gallina, da Gianelli. Ecco D'Antoni chiama lo schema 1. Ecco Ferracini. Semigancio di Giannelli, è sbagliato, la palla è la Scavolini con Zampolini per Kicianovic, Sylvester, palla a Bui, viene stoppato da Giannelli ma la palla rimane in mano alla Scavolini, è Sylvester che comanda il gioco, Magnifico per Sylvester ancora, ecco Kicianovic sempre affrontato da D'Antoni, blocca Bui ma Kicianovic fuori per Sylvester che va al tiro frontale a bersaglio, 19 Scavolini 12 Billy, mentre c'è un minuto di sospensione chiesto dalla Billy Milano. Cosa dovrà fare Peterson secondo te Bertini? Ma non lo so, dovrà fare molto perché mi pare che la Scavolini stia giocando abbastanza sciolta, concentrata ma soprattutto con estrema tranquillità. Sembra che sappia esattamente quello che deve fare e mi pare che lo stia facendo con calma, con lucidità. Non forza troppi tiri perché la difesa del Billy è sempre una difesa abbastanza fatta bene. È chiaro che il Billy risente moltissimo, fra l'altro deve cercare di fare tirare da fuori anche gente come Gallinari o Ferracini che ovviamente ali non sono e non hanno tiro. Si trova praticamente con due soli giocatori che hanno tiro da fuori abbastanza buono e sono D'Antoni, che peraltro è sempre preso da compiti di regia e di costruzione, e l'unico vero tiratore da fuori è Premier. Ecco, scusami, questa sera sappiamo che il Billy non è molto forte in attacco, ma è abbastanza forte in difesa, quindi potrebbe essere un buon test per la Scavolini. Certamente, stavo dicendo appunto che la sta prendendo molto bene perché non stanno forzando tiri, e stanno giocando abbastanza bene, cioè vanno al tiro quando è ora, anche con una buona precisione. È ripreso il gioco, il Billy che attacca mentre D'Antoni usufruisce di un blocco di Giannelli, infrazione di passi ci sembra, ma viene fischiato un fallo a Kicianovic. Si accusa Kicianovic ma non è assolutamente d'accordo sulla decisione arbitrale. Ecco Gallinari che va al tiro da fuori, sbaglia, rimbalzo di Giannelli, c'è un palla recuperata da Magnifico dopo che Sylvester aveva fermato Premier al tiro, bellissimo canestro di Kicianovic, 7 punti per lui. Vediamo in panchina, e come diceva Bertini poc'anzi, la nostra postazione per questa occasione è proprio a ridosso della panchina delle Billy. Vediamo Peterson abbastanza tranquillo ancora, è naturalmente in piedi ai bordi del campo mentre c'è questo attacco. Ecco Premier che va al tiro, lo sbaglia, il rimbalzo di Zampolini, molto utile
Zampolini sotto le plance. Ecco Silvester, va al tiro ma ci dovrebbe essere un fallo fischiato a Premier, è il suo secondo fallo. Silvester in lunetta, Scavolini 21, Billy 12, trascorsi 9 minuti e 50 secondi. Mentre Silvester si appresta ai tiri liberi, 2 su 3 per lui. Adesso vedremo probabilmente una nuova azione in attacco. Peterson si è alzato, ha parlato con D'Antoni e ha chiamato un gioco L che loro fanno, adesso si vedrà benissimo. Poi lo vedremo mentre lo fanno in attacco. Comunque non so che vantaggio riuscirà a trarre da questo gioco d'attacco. Ovviamente lui le trova tutte e cerca di trovarle tutte come è giusto. Ma mi pare che in sostanza il Billy non la regga attualmente questa Scavolini. La Scavolini sta andando al tiro in una maniera con una facilità irrisoria. Abbiamo visto Kicianovic entrare tranquillamente in area, abbiamo visto adesso Silvester rimediare i falli e segnare. E il vantaggio è diventato di 11. Ecco, adesso vediamo questo movimento L che è un gioco classico del Billy. Ecco. Ecco, vedete, si chiama L. Ecco, vedete, c'è questo gioco, c'è una specie di triangolo da una parte, con la L praticamente è formata da D'Antoni, da Giannelli e da Premier in questo caso. C'è stato uno scontro tra Premier e Bui, nulla di grave. Eccolo, vedete inquadrato Bui, poi Premier con l'arbitro Rosi. 23 Scavolini, 14 Billy, 8 punti per Giannelli, 6 per Premier, questi sono i 14 punti messi a segno dalla Billy Milano. Ci sarà anche un cambio difensivo, vediamo, esatto, il Billy è passato a zona, Peterson ha chiamato 2 ed ecco che è una zona 2-3. Quindi cambio difensivo quando mancano 10 minuti al termine del primo tempo da parte della Billy. Billy è passata alla zona 2-3 mentre sta attaccando la Scavolini con Kicianovic. Fuori per Zampolini, in angolo per Silvester, va al tiro tranquillamente Silvester ma è corto. Rimbalzo di Zampolini e realizza Zampolini a bersaglio, 25-14. Questa è una mazzata per un allenatore, cioè è passato a zona per avere più padronanza sui rimbalzi. La prima azione che ha beccato, hanno subito perso un rimbalzo difensivo e con un canestro. Queste sono cose abbastanza avvilenti. Ecco D'Antoni, blocco di Giannelli, va il tiro, D'Antoni realizza, sono i primi 2 punti per lui, 25-16. Kicianovic, Silvester, ecco Bui, D'Antoni si porta fuori il pallone ma l'arbitro Rosi non è d'accordo e quindi la consegna al Billy. Premier, D'Antoni guardato sempre da Kicianovic, c'è un'infrazione di Kicianovic, rimessa in gioco da effettuare da parte della Billy. È Gallinari che si incarica di questa rimessa in gioco, servito D'Antoni, palla dentro per Ferracini, ottimo canestro di Ferracini. Molto bello questo gancio, molto rapido. Scavolini 25, Billy Milano 18. Ecco Kicianovic. Silvester, cambia gioco per Zampolini. Kicianovic, ecco Silvester in angolo, palla dentro per Bui, realizza. 27 Scavolini Pesaro, 18 Billy. Anche la Scavolini cambia marcamento e passa zona 2-3, l'ha già sperimentata con successo domenica scorsa con la Recuaro ed ora la prova anche con questo Billy. È una difesa che può andare bene ovviamente, perché anche il Billy come Recuaro non è certamente fortissimo nel tiro da fuori come già dicevamo prima. Quindi ecco l'attacco della Scavolini con Kicianovic a bersaglio, penetra sempre in qualsiasi posizione Kicianovic. È veramente una brutta gatta da pelare per gli uomini di Dan Peterson. Premier prova il tiro da fuori, lo sbaglia, Bui lotta per il rimbalzo, poi D'Antoni in semigancio sbaglia ma c'è fallo fischiato ai danni di Bui, primo fallo per lui ed è il quinto di squadra, mentre la Billy
ne ha 6 a carico. Vediamo D'Antoni in lunetta. Realizza il primo. 29 Scavolini Pesaro, 19 Billy Milano. Ancora bersaglio D'Antoni. Ecco l'attacco della Scavolini con Kicianovic, Silvester per Zampolini, ancora Silvester e Kicianovic che prova il tiro da fuori e realizza. 11 punti per lui. Vediamo qua anche Aldo Giordani proprio davanti alla nostra postazione che sta applaudendo Kicianovic. 31 Scavolini, 20 Billy. Premier fuori per Gallinari. Premier va al tiro, molto forzato questo tiro, rimbalzo di Bui. Kicianovic rallenta un po' il gioco, palla a Silvester in angolo. Ecco Silvester, palla sotto per Bui, si gira Bui, subisce una stoppata, recupera magnifico, va al tiro magnifico. C'è un fallo, ci sembra, al numero 10, è Premier, gravato di 3 falli. Premier, mentre Magnifico va in lunetta. Sbaglia il primo tiro Walter Magnifico. Vedete inquadrato Dan Peterson? Sembra tranquillo, ma crediamo proprio che non lo sia. 31 Scavolini, 20 Billy, mentre fa sedere sulla seggiola di cambio Lamperti, quindi alla prossima occasione Lamperti dovrebbe fare il suo ingresso in campo. Realizza nel frattempo il secondo tiro libero Magnifico, portando la Scavolini a quota 32 quando mancano 6 minuti e 55 secondi al termine del primo tempo. Ancora bersaglio Magnifico dalla lunetta. 33 a 20. Lamperti entrerà sicuramente a posto di Premier che è gravato di 3 falli. Sempre zona 2-3 quella della Scavolini, mentre sta attaccando il Billy con D'Antoni. Ecco Gallinari, ancora D'Antoni per Premier. D'Antoni finta il tiro, poi preferisce il passaggio a Giannelli che ritorna alla palla, sbaglia il tiro, poi è D'Antoni che recupera. Forse D'Antoni ha recuperato la palla oltre la metà campo, gli arbitri hanno lasciato correre. D'Antoni al tiro da fuori, sbaglia, rimbalzo di Magnifico, anche Bui era su questo rimbalzo. La Scavolini in attacco con Silvester, va al tiro Silvester avvitandosi, poi è Bui che recupera e realizza. Rimbalzo offensivo sia Bui che Magnifico, anche in questa occasione erano pronti a catturare questo rimbalzo offensivo. Ci ha pensato Bui andando a bersaglio. 15 punti di vantaggio per la Scavolini Pesaro, 5 minuti e 50 da giocare. D'Antoni, palla Premier, si libera Gallinari, non va al tiro Gallinari, palla dentro per Premier, stoppa Bui e Zampolini che lancia Kicianovic in contropiede a bersaglio. Sta dilagando la Scavolini, 37 a 20, a 5 minuti e mezzo dal termine del primo tempo. Ecco D'Antoni per Premier, va in entrata, sbaglia tutto Premier in questa entrata, è riuscito Bui a recuperare questa palla mentre c'è una decisione assurda, si sembra. L'arbitro Rosi fischia un salto a due, almeno 2 o 3 secondi. Bertini, la palla dovrebbe essere nelle mani dei due giocatori. Beh sì, ma forse perché ormai Kicianovic si era sollevato da terra e quindi non poteva arrivare all'assurdo di fischiargli i passi perché è ricaduto con la palla in mano, e quindi è chiaro che c'era un salto a due. Direi comunque che io speravo perlomeno di vedere una buona partita, una buona partita equilibrata, ma direi che proprio questo Billy così come messo non riesce proprio a reggerla questa Scavolini,
Il potenziale offensivo del Billy lo dice benissimo quello che attualmente lo dice il punteggio, 20 punti in 15 minuti. Invece la Scavolini, giocando con un'estrema naturalezza, l'abbiamo vista, con una scioltezza eccezionale, senza forzare, senza fare niente di fantastico, è nettamente in vantaggio addirittura di 17 punti. La partita rischia di chiudersi col primo tempo. Bertini, nella panchina del Billy abbiamo notato un giocatore di colore ed è quel Petto Rossi di Porto San Giorgio, lo conosci tu? Sì, è un ragazzo che ha parecchie volte giocato contro le nostre squadre giovanili, è stato adottato da un medico di Porto San Giorgio ed è lui, è italiano a tutti gli effetti, è un ragazzo del 66, è un ragazzo che ha un grande talento naturale e il Billy lo ha comperato l'anno scorso, ce l'ha fatto trasferire a Milano pagandolo anche una cospicua cifra. Ed è la prima volta che si vede un ragazzo di colore che giocherà a tutti gli effetti da italiano un campionato italiano. Ecco che Chicianovic ha avuto la meglio, Bui sotto, schiaccia letteralmente a canestro, 10 punti per lui. Non abbiamo capito, Bertini, la mossa di Peterson, ha tolto Premier e in una frazione di secondo ha messo dentro Lamperti, poi ha tolto Gallinari e ha rimesso dentro Premier. Ma potrebbe anche essere stata forse una decisione disciplinare. Contropiede della Scavolini con Chicianovic a bersaglio. In questo momento il Billy sta rischiando proprio veramente il naufragio, lo stesso D'Antoni sembra non avere le idee nemmeno lui più chiare, ha perso palle in maniera banale per lui. Al tiro Premier dall'angolo, ancora un errore, rimbalzo di Magnifico per Chicianovic. Chicianovic. Bertini, sembrano lontani i tempi quando si doveva soffrire contro il Billy. Sì, certamente, sì. Direi che addirittura è diventato anche tutto troppo facile. Errore di Bui al tiro da sotto, 41 Scavolini, 20 Billy, c'è tiro di Lamperti che va a bersaglio. Se pensiamo che il primo canestro per 3 o 4 minuti l'ha fatto Lamperti, che è un ragazzo, che è uno juniore, se viene dalle squadre giovanili, la dice lunga sulla situazione attuale del Billy. Ecco ancora Chicianovic per Zampolini, la Scavolini mantiene questo quintetto dall'inizio dell'incontro, mentre si gira Bui subisce fallo di Ferracini. Per esempio lo stesso Bui, fra tutti i pivot che lui ha incontrato anche lo scorso anno e anche quest'anno, cioè Gianelli è sempre stato uno dei pochi che era riuscito a metterlo in difficoltà. Questa sera anche Bui sembra completamente liberato da questa specie di complesso e sta facendo quello che vuole, praticamente sia in attacco che in difesa. C'è stato un errore dalla lunetta di Bui, ancora due tiri per lui, realizza il primo. E ancora bersaglio Bui, 12 punti per lui, 4 minuti da giocare nel corso di questo primo tempo, Scavolini 43, Billy 22. Ecco D'Antoni, Lamperti fuori per D'Antoni, ecco Lamperti che però non aumenta il tiro, ottimo 2 su 2 per Lamperti, 43 a 24. Ecco Chicianovic che porta palla. Intanto sono tornati a marcamento a uomo, non potevano continuare a rimanere in una difesa anche sempre passiva come la zona, anche se ovviamente può essere anche aggressiva, ma è sempre una difesa passiva rispetto all'uomo, con uno svantaggio di 20 punti non potevano, devono sicuramente rischiare tutto quello che possono. ...43 a 24 in favore della formazione pesarese, con Chicianovic mattatore, 15 punti da lui realizzati fino a questo momento, anche Buie su ottimi livelli, 12 punti per lui, mentre Giannelli il miglior realizzatore del Billy fino a questo momento. Ma Chicianovic porta 45 il punteggio in favore della Scavolini contro i 24 del Billy. D'Antoni, palla a Lamperti, ecco D'Antoni, ancora servito Lamperti, fuori per D'Antoni,
Lamperti prova nuovamente il tiro, lo sbaglia, palla alla Scavolini, Kicianovic cerca l'entrata, subisce una stoppata di D'Antoni, la palla ancora alla Scavolini per merito di Magnifico, fallo a Lamperti. È il nono fallo di squadra, quindi Magnifico andrà in lunetta per battere i tiri liberi. 2:40 al termine del primo tempo. Ecco Magnifico in lunetta. Realizza il primo. 46-24. E ancora segno Magnifico. 8 punti per lui con un 4 su 5 dalla lunetta. 47-24, mancano 2 minuti e mezzo al termine della prima frazione di gioco. Ecco D'Antoni che si libera molto bene, va al tiro e realizza. 6 punti per lui. Ecco, se la passa addirittura la difesa più aggressiva. Marcamento pressing tutto campo. Su questo pressing c'è un anticipo da parte di Premier, la palla è fuori, c'è un minuto di sospensione chiesto dalla Scavolini. Vedete la formazione pesarese in quadrata che sta ottenendo un largo margine di vantaggio in questo secondo, con una scioltezza direi che per la prima volta in questo campionato, perlomeno in casa, la si vede così sciolta e tranquilla e nel frattempo così decisa e anche precisa. Rimessa in gioco da parte della Scavolini con Kicianovic. Magnifico per Kicianovic. Ecco, poi è cambiato, direi che siamo tornati alla vecchia 1-3-1. Una famosa arma micidiale, più volte micidiale delle Billy, è l'arma alla quale Pettersson ricorre quando le situazioni sono quasi disperate. È una difesa che loro sanno fare benissimo, ma non so se potrà reggere con gli uomini che è in campo. Ecco, si vede benissimo lo 1-3-1, vedete D'Antoni in cacciatore in punta, con gli uomini in seconda linea portano dei raddoppi. Molto allungati. Ovviamente, ecco. È chiaro però che questa zona rende sguarniti gli angoli, difatti la Scavolini sta giocando, ha concluso questa azione sugli angoli con un passaggio Zampolini, Bui che è andato a schiacciare. La Scavolini raggiunge quota 49 quando mancano 1 minuto e mezzo al termine del primo tempo contro i 26 della Billy Milano. Ecco Lamperti, cerca un po' di spazio, ecco D'Antoni che intendeva servire dentro Ferracini, Zampolini è riuscito a captare le intenzioni di D'Antoni, ma poi c'è stato un errore da parte di Sylvester che intendeva servire Zampolini. Nuovamente in attacco il Billy. Premier, Gianelli in angolo, D'Antoni al tiro, è sbagliatissimo questo tiro, colpisce addirittura il tabellone. Kicianovic arresta e tiro dalla lunetta, bersaglio. 19 punti per Kicianovic, 51-26, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo. C'è tiro di Giannelli, è sbagliato, il rimbalzo di Kicianovic, palla Zampolini, in entrata Zampolini realizza, pubblico entusiasta, è in piedi, 53 Scavolini, Billy 26, non sa più che pesci prendere Dan Pettersson, palla dentro per Ferracini, c'è un fallo di Bui, secondo fallo. 30 secondi al termine del primo tempo, 2 su 3 per Gianelli ci dovrebbero essere, mentre Scanzi a 30 secondi dal termine del primo tempo, vedete il tabellone luminoso, vi ricordo il punteggio 53-26 in favore della Scavolini Pesaro. Con un favoloso, ancora un favoloso Kicianovic, 19 punti fino a questo momento per lui. La Scavolini non ha ancora terminato il bonus dei falli, mentre il Billy è da qualche minuto a
collezionato già 9 falli. Anzi, non era Giannelli ma è Ferracini in lunetta. Ferracini autore di 2 punti fino a questo momento. Realizza il primo. A bersaglio anche il secondo. 53-28, Silvester per Kicianovic. Ecco la zona 3-1, si vede bene. Silvester, Kicianovic, palla ancora Silvester, giocano i due lateralmente, fanno correre D'Antoni a chiudere. E poi è Zampolini, mancano 10 secondi per andare al tiro, ci va Zampolini in controtempo e realizza. Ottimi questi ultimi minuti di Zampolini. Va al tiro D'Antoni, lo sbaglia, termina il primo tempo sul punteggio di Scavolini 55, Billy 28. Vedete inquadrato il tabellone, 55-28 è terminato la prima frazione di gioco, mentre le squadre sono già in campo. Zampolini, Bui, Magnifico, Kicianovic, Silvester, lo stesso quintetto che ha giocato tutto il primo tempo. D'Antoni, Ferracini, Gallinari, Giannelli e Premier e il quintetto della Billy. Attacca il Billy, Gallinari rimette in gioco e Premier per D'Antoni. Sempre zona da parte della Scavolini, Ferracini ancora e D'Antoni servito. Ferracini che è andato a realizzare, 6 punti per Ferracini. Ecco Silvester, recupera Premier, cerca l'anticipo ma termina fuori campo. Rimessa in gioco per la Scavolini. Silvester per Kicianovic, finta il tiro, blocca Magnifico per Kicianovic. Palla a Zampolini, cerca l'entrata, c'è un fallo a Gallinari. Gallinari è al suo secondo fallo. Rimessa in gioco effettuata e Kicianovic in possesso di palla. Cerca il blocco di Bui, va al tiro Kicianovic a bersaglio. Primi 2 punti del secondo tempo per la Scavolini portano la firma di Kicianovic. Ecco D'Antoni che chiama lo schema d'attacco. D'Antoni servito, Giannelli, semigancio, lo sbaglia, il rimbalzo è catturato da Kicianovic. Kicianovic cambia, e ancora per lui c'è una stoppata ma giudicata fallosa da parte di Giannelli. Giannelli al suo primo fallo e Kicianovic, interessante vedere se continuerà la sua media favolosa dalla lunetta. 2-3 per lui. A bersaglio ancora, sono 22 punti fino a questo momento per Kicianovic, quindi 27-27. E ancora a bersaglio, vedete come si piega Kicianovic, ci tiene a mantenersi al comando in questa particolare classifica e di continuare più a lungo possibile nella sequenza aperta. 28-28, 59-30 il punteggio, mentre Premier prova il tiro dalla grande distanza, va a bersaglio. Bertini, è cambiato niente in questo secondo tempo? Non è cambiato assolutamente niente, anzi direi che la Scavolini ha addirittura incrementato il suo vantaggio. Quindi un altro attacco della Scavolini, Silvester serve Bui, in taglio Zampolini, schiaccia.
10 punti per Zampolini, ottima palla di Bui per Zampolini in taglio, 61 a 32. Cerca l'anticipo Chicianovic e poi Premier che serve Ferracini, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Giannelli, stoppa magnifico Chicianovic, anticipa Gallinari su Sylvester. Due minuti e mezzo giocati, ecco, magnifico Chicianovic. Cambia direzione Chicianovic, va in entrata, realizza ma non viene concesso. Sembra divertirsi Chicianovic. Beh, in effetti direi proprio di sì. Insomma, forse anche questo scontro con D'Antoni sembra averlo un pochino esaltato e sta tirando fuori tutti i numeri proprio dal suo cappello di prestigiatore stasera. Ecco il nuovo attacco della Scavolini con Sylvester, c'è un fallo a Premier che ha 4 falli a carico, non ha sicuramente ripetuto la bella prestazione di domenica contro il Latte Sole. Premier fino a questo momento ha realizzato solamente 8 punti e si è visto ben poco. Ecco ancora Chicianovic in possesso di palla, sfrutta il blocco di Bui, va al tiro, sbaglia. La palla è ancora alla Scavolini ed è Sylvester che alla fine la riesce a recuperare. Cambia direzione Sylvester, va al tiro e realizza. Entusiasmo del pubblico per questa acrobazia di Sylvester. Scavolini 63, Billy Milano 32, doppiato quasi il Billy. D'Antoni, Premier, prova il tiro da grande distanza, è stata una stoppata di Sylvester su Premier, la Scavolini recupera un altro pallone. Chicianovic, palla fuori a Sylvester, va al tiro in acrobazia, Sylvester compie un altro capolavoro, 10 punti per Sylvester fino a questo momento. 65 a 32, frastornato questo Billy, cerca l'anticipo Sylvester ma commette fallo sul suo amico rivale D'Antoni. Sylvester al suo secondo fallo, ecco D'Antoni. Servito Premier, palla in angolo, è sbagliato da Gallinari mentre realizza Gallinari. C'è un fallo a Magnifico, quindi tiro supplementare per Gallinari, è al suo primo canestro dell'incontro. Magnifico al suo secondo fallo. Tiro supplementare e lo mette a segno, 3 punti per lui, 65 Scavolini, 35 Billy. Ecco il punteggio. Sono passati un'altra volta a zona, cercando in qualche modo di tappare niente. Magnifico al tiro da fuori. Se non appena cambiano difesa, vengono subito castigati immediatamente. Anche Magnifico è andato a bersaglio da fuori. Mentre prova D'Antoni da grande distanza, sbaglia, rimbalzo e di Bui, palla a Chicianovic, poi è Magnifico, va al tiro Magnifico, sbaglia, il rimbalzo di Gallinari, D'Antoni. D'Antoni, c'è un fallo fischiato a Chicianovic e il terzo fallo. 23 punti per lui fino a questo momento. Mentre Bui ha realizzato 14 punti fino a questo momento. D'Antoni per Premier, palla in angolo e Gallinari, servito Premier, va al tiro da grande distanza, Premier realizza, 10 punti per lui.
ecco Silvester. Zampolini, Silvester, al tiro da fuori Zampolini realizza, 12 punti per lui, ci sembra un po' questa la miglior partita che stia giocando Domenico Zampolini da quando è a Pesaro. Attacca il Billy, servito Gianelli, D'Antoni e Premier che va nuovamente al tiro da fuori, lo sbaglia, il rimbalzo è di Gianelli, al tiro è sbagliato, ancora un anticipo di Silvester su Gianelli, Silvester, bellissima questa palla per Kicianovic, realizza Kicianovic, si esalta Silvester per questo passaggio che egli stesso ha effettuato al mago di Pesaro, ormai viene chiamato così, Kicianovic, al tiro Gallinari, completamente fuori coordinazione, ma il Billy può ancora andare in attacco mentre c'è un fallo di Bui, terzo fallo per lui, 2-3 per John Gianelli. 71 Scavolini, 37 Billy, 7 minuti e mezzo di gioco, mentre Gianelli è in lunetta per battere i tiri liberi, ha realizzato solamente 8 punti fino a questo momento, tutti nel corso del primo tempo. Gianelli realizza il primo. E ancora a bersaglio Gianelli. Ecco Silvester, 71-39. Silvester affrontato da Premier. Va al tiro e realizza ancora un canestro in acrobazia. 12 punti per lui, 73-39. Sembra quasi che tutto riesca alla Scavolini Bertini. Dovrebbero tentare almeno di aspettare per domenica che c'è la Sinodina. Sì, la prima sensazione è che alla Scavolini riesca tutto, agli altri non riesca niente. Ovviamente non è così semplice. La Scavolini sta giocando meglio e loro, non lo so, sono nettamente inferiori. E fra l'altro stanno anche giocando male perché, ripeto, 41 punti e dimostrano anche, oltre alla grande forza della Scavolini che ne ha fatti 73, dimostrano anche qualche cosa ai danni del Billy, ovviamente. Però certamente questo è un bel banco di prova, così un ottimo allenamento si può definire per la partita di domenica. Ha realizzato Gallinari. 73-43, 30 punti di vantaggio del Scavolini, mentre c'è un tiro di Kicianovic da fuori a bersaglio. Sono 27 punti di Kicianovic, vedete inquadrato. 75-43, tiro dalla grande distanza di D'Antoni, è sbagliato, la palla alla Scavolini, è Silvester, ancora no, bella assist di Silvester, ma non viene considerato assist perché Kicianovic non ha concretizzato. C'è un bellissimo canestro di Premier, nel frattempo 12 punti per lui. 75 Scavolini Pesaro, 45 Billy, 11 minuti e 50 secondi da giocare ancora, palla per Bui, gancio di Bui, rimbalzo di Ferracini, al tiro Premier a bersaglio. Bertini, stiamo guardando Dan Peterson, non si è mai... Cioè che la batosta che sta prendendo è talmente grossa che direi che ha anche superato l'arrabbiatura, è in una specie di nirvana, tranquillo, forse starà pensando ad altre cose, nel senso sta pensando che questa partita magari gli può dare insegnamenti per altre occasioni dove magari il risultato sarà più a portata di mano e non sarà
una chimera lontana come ed impossibile come questa sera. Perde la palla la Scavolini, mentre c'è un tiro di D'Antoni, non recupera nessuno nella Scavolini, mentre c'è un fallo di Kicianovic ed è il quarto fallo. 27 sono i punti messi a segno fino a questo momento da Kicianovic, il punteggio è di 75-47, vediamo Gallinari in lunetta. Sbaglia il primo tiro, non è mai stato molto forte Gallinari nei tiri liberi. 10-47 al termine, mentre mette a segno il secondo tentativo. E ancora a bersaglio, 75-49. Ecco Silvester al tiro a bersaglio, 14 punti per Mike Silvester, mentre D'Antoni ancora in possesso di palla, zona ancora della Scavolini. Gallinari, Premier, palla D'Antoni, in angolo cerca la penetrazione Gallinari, la palla è fuori, rimessa in gioco della Billy ed è lo stesso Gallinari che rimette in gioco. Servito Gianelli sotto per Ferracini, sbaglia Ferracini, la palla alla Scavolini con Zampolini, prolungato palleggio di Zampolini, servito Silvester, va al tiro, Silvester realizza. Silvester che nel primo tempo aveva realizzato 6 punti, ora si trova a quota 16, vedete inquadrato Silvester. Perde una palla alla Billy, mentre la Scavolini effettua il primo cambio della partita. Esce Kicianovic tra un uragano di applausi, esce anche Magnifico, entrano Ponzoni e Benevelli. 30 punti di vantaggio per la Scavolini, 79-49, mentre vedete Benevelli per Zampolini. Ecco Ponzoni, Silvester subisce una stoppata ma recupera Ponzoni, perde palla la Scavolini, Gallinari per Premier. Palla a Gallinari, va al tiro, sbaglia, recupera Ponzoni, Silvester, Bui, palla Zampolini che scaccia, 14 punti per Zampolini, 81 Scavolini, 49 Billy, 9 minuti da giocare, Premier al tiro. Lo sbaglia, lotta Bui, la palla è a Benevelli, anche il capitano biancorosso si arresta, servito Ponzoni, fuori ancora per Benevelli, cerca l'entrata, poi va al tiro e realizza il suo primo tentativo, Benevelli va a segno, 83-49. Bella palla per Ferracini che va a depositare a canestro. Anche da Peterson ha chiuso definitivamente il libro di questa partita, manda in sedia di cambio e i ragazzi, e quindi anche per lui è ufficialmente chiusa la partita. Gianelli sbaglia e Silvester recupera, esce dalla lunetta con il pallone, arresto e tiro di Mike, recupera il rimbalzo Bui, c'è fallo di Gianelli.
cambia la Billy, rientra Lamperti e fa il suo ingresso in campo con il numero 14 Innocenti. Escono Premier e Ferrocini, mentre Bui ha a disposizione 2 su 3. Bui nel corso di questo secondo tempo ancora non è andato a segno. Sbaglia il suo primo tiro. Ha un 4 su 6 dalla lunetta Bui. Realizza. 84 a 51, vedete il punteggio. È corto questo tiro e Lamperti perde palla, la Billy è Sylvester, servito Zampolini, cerca l'entrata da sotto, sbaglia, è Bui che recupera e Bui realizza. 86 a 51, tiro da fuori di D'Antoni, si porta direttamente il pallone fuori campo, la rimessa alla Scavolini, Zampolini cerca l'entrata, Zampolini e la conclude, 16 punti per lui. Bertini, buone nuove anche per Zampolini questa partita. Sì, direi che aveva veramente bisogno di una prova da giocare, cioè bene e senza patemi d'animo, una partita tranquilla per una vittoria probante, questa l'ha avuta questa sera. Io dicevo prima che vorrei vedere un attimo quali sono le percentuali di tiro del Billy e quelle della Scavolini, direi che dovrebbero essere una cosa abissale. E certamente io penso che la gente che è venuta questa sera si aspettava la vittoria, si aspettava una bella partita, ma non si aspettava sicuramente una partita che si è chiusa praticamente dopo 5 minuti di gioco come questa sera. La Billy ha cambiato nuovamente, ha tolto i due giovani Lamperti e Innocenti e ha rimandato in campo Premier e Gallina e Terracini. Sfortunato Ponzoni in questa conclusione. La Billy può tornare in attacco con D'Antoni. Palla per Ferracini, ottimo questo pallone per Gianelli che è andato a realizzare. 12 punti per Gianelli. 88 a 53 il punteggio. E Benevelli in possesso di palla, marcato da D'Antoni. Riceve Ponzoni, fuori per Zampolini. Al tiro frontale Zampolini, lo sbaglia. La palla è al Billy con Gallinari. Premier. D'Antoni. Gianelli. C'è tiro di Premier a bersaglio. 16 punti per lui, è il miglior realizzatore della sua squadra, mentre riceve Sylvester. Palla Ponzoni in angolo per Benevelli, fa saltare Ferracini, va al tiro, Benevelli sbaglia e Bui, rimbalzo offensivo, Bui non sbaglia. 19 punti per Bui, 90 Scavolini Pesaro, 55 Billy. Anticipa Ponzoni in palleggio, difettoso questo passaggio a Benevelli e la rimessa deve essere effettuata dalle Billy. E D'Antoni che ha servito Premier, 5 minuti e mezzo da giocare, 90 Scavolini, 55 Billy. D'Antoni, Premier, palla Ferracini, ancora Premier che va al tiro dalla grandissima distanza, sbaglia, rimbalzo di Gallinari, va al tiro Gallinari, ancora un errore, Zampolini recupera il rimbalzo, palla Benevelli, entrata Benevelli, viene chiuso da D'Antoni in modo piuttosto duro. D'Antoni è al suo terzo fallo, mentre Benevelli è in lunetta per battere i tiri liberi. C'è un minuto di sospensione. La
La gente ride perché vede Peterson che questo time out con 35 punti sotto è una partita catastrofica, tira fuori la lavagna e fa degli schemi per i suoi giocatori. È chiaro, come dicevo prima, che lui ormai, come penso tutti, ha deciso e ha visto chiaramente che questa partita è ormai chiusa, non c'è niente da fare, e quindi pensa almeno che possa essere un buon allenamento per la sua squadra, un allenamento ad alto livello per affrontare la partita di domenica prossima con il Benetton, che il Billy deve assolutamente vincere se vuole chiudere questo girone di andata con almeno 12 punti per poter affrontare poi il ritorno con rientro di Meneghin e di Boselli per poter giocare ancora la carta di inserimento nei playoff. Ecco perché io penso che ovviamente Peterson si sta giocando, cioè sta cercando di fare di questa partita persa chiaramente e nettamente un buon allenamento. Ecco, c'è stato anche un intermezzo musicale, l'inno della Scavolini è echeggiato nel Palasport prima di dar modo a Benevelli di battere questi tiri liberi. 2-2 dalla lunetta per Amos Benevelli. La Scavolini a quota 92 contro i 55 del Billy. 5 minuti esatti ancora da giocare. Giannelli molto fuori, ecco D'Antoni, servito Premier. Bella palla sotto per Giannelli, viene fermato Giannelli, e Ponzoni che recupera il rimbalzo. Ponzoni in palleggio. Bui, ancora fuori per Ponzoni, in angolo per Sylvester. Attaccato da D'Antoni, palla Benevelli, può andare al tiro e Benevelli va a bersaglio. 6 punti per Benevelli, 94 a 55. Giannelli, Premier cerca la stoppata, Bui non la trova e Premier realizza. 18 punti per lui. Benevelli, Sylvester, ecco Zampolini mentre riceve Benevelli. Bui, bella palla di Benevelli per Bui, c'è fallo fischiato ai danni di Gallinari. Terzo fallo per Gallinari ed è l'ottavo fallo di squadra. Esce Sylvester, cambia la Scavolini ed entra Giumbini, complimentato dal suo allenatore. Sylvester esce dal campo, Zampolini cerca l'entrata, va al tiro e realizza. 18 punti per Domenico Zampolini. Scavolini a quota 96 contro i 57 del Billy. Ferracini, D'Antoni, perde palla il Billy. La Scavolini avrà la possibilità di incrementare ancora già il già cospicuo vantaggio. Ecco Luciano Giombini, servito Benevelli. Zampolini, Giombini. Ponzoni, palla dentro per Giumbini, ma è Premier che si getta su questo pallone. Palla contesa tra i due, Giumbini e Premier in lunetta per contendersi questa palla. Alla meglio Premier, lancia D'Antoni in contropiede e sbaglia clamorosamente D'Antoni questo contropiede. Giumbini in entrata, realizza Giumbini. 98 a 57 il punteggio. Eccolo D'Antoni. Palla ancora alla Billy, va al tiro Giannelli e realizza. Sono 14 punti messi a segno da Giannelli, mentre sono 18 quelli realizzati fino a questo momento da Premier. Benevelli dentro per Bui. Bui inquadrato dalla nostra regia, non ha proprio parole Peterson per questo incontro.
talmente grande la superiorità della formazione pesarese. Billy nel frattempo va a segno con Ferracini dalla lunetta, 10 punti per lui, 102-61, un minuto e mezzo da giocare. Benevelli per Bui, palla a Ponzoni, gancio di Ponzoni a bersaglio, sono i primi due punti per Ponzoni, ma esecuzione di gancio estremamente valida. Ecco D'Antoni al tiro dalla grande distanza, c'è un tap-in vincente di Gianelli, 16 punti per lui, 104-63. Ecco Bui, si gira Bui, va al tiro, lo sbaglia, il rimbalzo di Ponzoni, ancora un errore, poi corregge Bui. Ottimo bottino personale per Bui, 21 punti, ed eccoci nell'ultimo minuto di gioco. D'Antoni per Gianelli, palla Ferracini, Ferracini può andare al tiro, lo sbaglia, e ancora in attacco la Billy con Gallinari, mentre c'è fallo a Ponzoni, è il settimo fallo di squadra nella Scavolini. Entrano Carboni e Boni, c'è tiro da fuori di Gianelli, 18 punti per lui, 34 secondi da giocare. Giumbini, palla per Carboni, va al tiro Carboni da fuori e realizza anche Carboni. Gloria per tutti questa sera, Bertini. Sì, veramente, direi una messe inaspettata, così grossa e così bella per la Scavolini. C'è un fallo a Ponzoni quando mancano 16 secondi al termine. Ponzoni al suo secondo fallo, c'è una rimessa, perde palla la Billy ed è Benevelli che riesce ad andare al tiro da sotto e mette a segno. Benevelli 12 punti per lui, 110-65, mentre c'è tiro di Giannelli, lo sbaglia. Termina l'incontro proprio sul punteggio, vedete il tabellone, Scavolini 110, Billy Milano 65. C'è il tripudio dei tifosi che stanno portando in trionfo i giocatori pesaresi. Diamo un'occhiata alle marcature. Nella Billy Milano Lamberti 4 punti, D'Antoni 6, Ferracini 10, Premier 16, Gallinari 7, Gianelli 18. Nella Scavolini Giumbini 2, Kicianovic 27, Magnifico 10, Ponzoni 2, Benevelli 12, Bui 21, Carboni 2, Silvester 16, Zampolini 18. Archiviato questo incontro con la Billy, Bertini, la Scavolini dovrà affrontare la Sinudine domenica. Cosa prevedi per questa partita? Forse non ci sarà buon amico. Ma intanto direi che non ci poteva essere preparazione migliore di questa partita. Il Billy sì, si riteneva un banco di prova ottimo, ma direi che è stato un banco di prova solo per un ottimo allenamento, l'ho visto, per un ottimo allenamento. Adesso direi che la Scavolini è già la domenica scorsa contro la Requara aveva espugnato un campo molto difficile giocando una partita molto giudiziosa. Questa sera si è ripetuta a livelli assolutamente eccezionali, abbiamo visto praticamente dal primo all'ultimo giocatore segnare, andare a canestro con semplicità, con facilità. Questo Billy si è sciolto come burro al sole dopo 5 minuti di partita. Quindi direi che tutte le premesse si sono per andare a Bologna e chiudere in maniera degna questa prima parte del campionato, girone d'andata, e magari riuscire a conquistare anche il titolo di campione d'inverno, cioè la squadra che si classifica primo posto in questa prima fase del torneo. E quindi speriamo anche che venga questa prima sospiratissima vittoria sul campo della Sinudine, che per ora è l'unico campo che Pesaro non è mai riuscito a violare. Concludiamo qui questa cronaca e ringraziamo ancora Gianfranco Bertini. Vi ricordo il punteggio finale: Scavolini batte Billy Milano 110-65. A voi tutti la più cordiale buonasera.